L'evento, siamo stati felici di essere invitati a questo evento, che è uno dei primi meeting che facciamo dopo la nostra quotazione Lime. Ritengo che sia stato organizzato in modo veramente molto molto valido e che ci ha spinto a partecipare il fatto che riteniamo che un ambiente di investitori come quello luganese sia particolarmente idoneo per un'azienda come la nostra, che è un'azienda molto tangibile, a dimensioni piccole, però sicuramente di programmi che riteniamo interessanti. Le nostre strategie partono da molto tempo fa, l'azienda nasce nel 1772. Venendo però alle cose più recenti, noi riteniamo di essere gli interpreti del patrimonio vinicolo delle Venezie e culturale in senso ampio. Abbiamo realizzato risultati che vengono reputati e sono stati reputati dai nostri investitori di rilievo, appunto nell'essere espressione di questo patrimonio. Allora, noi siamo un'azienda che è tradizionale ma molto contemporanea. Abbiamo un grande riconoscibilità del nostro marchio in Italia e soprattutto all'estero, perché vendiamo per il 90% i nostri vini all'estero. Abbiamo degli ottimi financials in termini sia economici che conseguenti finanziari, e quindi è una società che può fornire anche, riteniamo, dei volumi di ritorno in termini di dividendi estremamente interessanti.